Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo una torta salata con ricotta, spinaci e provola affumicata, ideale per le feste. Una ricetta vegetariana buonissima. Vediamo gli ingredienti. Una pasta sfoglia, 150 g di provola affumicata tagliata a dadini, 10 pomodorini tagliati a spicchi, 400 g di spinaci lessati, 125 g di ricotta, una manciata di parmigiano reggiano e un pizzico di sale. Iniziamo nell'aggiungere il sale e la ricotta assieme ai nostri spinaci e mescoliamo. Fatto questo, aggiungiamo anche una manciata di provola affumicata e del parmigiano reggiano. Mescoliamo di nuovo il tutto e poi prendiamo la nostra pasta sfoglia. Ora adagiamo i nostri spinaci a circa 2 cm dal bordo, che andremo ad arrotolare a preparazione terminata. Forniamo uno strato di provola affumicata, così durante la cottura si scioglierà e regalerà un sapore indescrivibile al nostro palato. Diamo alla nostra pasta sfoglia un altro tocco di colore e di sapore, con i nostri pomodorini che abbiamo tagliato a spicchi e insaporito con un pizzico di sale e di pepe. Ora con un coltello tagliamo a spicchi il nostro centro della pasta sfoglia, dopodiché andiamo a ripiegarli verso l'esterno. Quando faremo questa operazione cerchiamo di non tirare troppo la pasta sfoglia, in modo da non renderla troppo sottile. Ora ripieghiamo i bordi della pasta sfoglia. Prendiamo un nuovo spattuto e spennelliamo la nostra pasta sfoglia in modo che durante la cottura si dorerà. Cuociamo la torta salata a 180 gradi per 30 minuti. Che ne pensate di questa torta salata? Merita un like? Spero proprio di sì. Vi consiglio di farla e poi vi saprete dire. Grazie per aver visto il video. Vi aspetto alla mia prossima ricetta.